Di Stefano, mancano meno di 2 mesi alle elezioni in Sicilia, da molti visti come spartiacque per le nazionali della primavera. Il Movimento 5 Stelle è sceso in campo con la sua prima linea, Di Maio e Di Battista, per spingere i siciliani a votarvi. Quanto vi giocate e quanto le polemiche sulle liste nel passato turno elettorale siciliano possono influire sull'elettorato? Ma ogni elezione ha la sua storia, ovviamente, quindi io non sono molto convinto della logica del quanto ci giochiamo, nel senso che le elezioni, ovvio che hanno un'onda sulle elezioni che vengono a seguire, però sono anche molto circostanziate. In passato è successo già che abbiamo vinto magari clamorosamente o perso clamorosamente, questo ha generato delle aspettative incredibili e poi in realtà magari come consenso medio nazionale siamo rimasti dove eravamo. Però è chiaro che per noi specialmente le elezioni siciliane hanno un significato importante perché è un po' lì che è nata, diciamo, la nostra ascesa verso percentuali più importanti in Italia dopo le ultime regioni siciliane, quando riuscimmo a entrare con 15 parlamentari siciliani e quindi a dare agli italiani l'idea che fossimo davvero un gruppo ormai forte e concreto. E queste regionali arrivano in un momento particolare perché probabilmente saranno a 3 mesi dalle politiche poi, quindi chiaramente potrebbero fare da traino alle politiche o se dovesse andare male potrebbero anche un pochettino demoralizzare, no? Però siamo molto fiduciosi. Io, tra l'altro, da siciliano non posso che fare, diciamo, una sorta di appello ai miei corregionali, fidarsi ancora di gente come gli Alfano, come i Berlusconi, i Musumeci, il PD stesso, come l'attuale presidente di regione, che hanno Crocetta, che hanno veramente distrutto la Sicilia per decenni, portandola a condizioni infime dal punto di vista soprattutto occupazionale. La Sicilia vanta un record negativo di quasi il 60% di disoccupazione giovanile. Dico, questa gente è colpevole di tutto questo, pensare ancora di dargli fiducia sarebbe un errore fatale a questo punto. Quindi credo che il Movimento 5 Stelle abbia più volte dimostrato di avere un progetto preciso, che in Sicilia parte da due cose che abbiamo detto chiaramente, le prime due che faremo: abolizione dei vitalizi dei parlamentari e reddito di cittadinanza per i siciliani. Queste due cose possono davvero dare una grossa mano ai siciliani. La prima dal punto di vista quantomeno del messaggio, no? Lotta vera alla casta. La seconda perché è la misura che serve più di tutte, il reddito di cittadinanza, che noi lo vogliamo fare anche a livello nazionale e che a livello siciliano sarebbe già un ottimo punto di partenza. Di Stefano, peraltro la concorrenza è parecchio agguerrita, il centrodestra vede nel voto siciliano la prova di maturità. Da chi dovete guardarvi? Stando ai sondaggi, ai quali non credo più di tanto, ma dobbiamo comunque dargli un occhio, dobbiamo guardarci più dalle destre unite, anche perché oggettivamente il fallimento di Crocetta, ripeto, io da siciliano lo vedo, il fallimento di Crocetta è imbarazzante. E le destre unite sicuramente possono essere quelle che raccolgono il maggior consenso, però ripeto, i siciliani spero che si siano resi conto, e credo proprio di sì, che questi sono sempre gli stessi che si cambiano nome, cambiano logo, cambiano magari alleanze, ma sono sempre loro, quindi io veramente starei molto attento, forse nei siciliani, a votare ancora certa gente. A Roma le polemiche, ahivoi, proseguono. Dopo quelle relative alla siccità, ora sono gli sgombri a mettere della sindaca Raggi sotto l'occhio del ciclone. Se da una parte Minniti delibera dal Viminale, dall'altra sindaci e prefetti sono chiamati a un compito non facile davanti a una popolazione sempre più esasperata. Come se ne esce? Ma io credo che su Roma sia un'enorme speculazione politica. I due punti che lei ha citato giustamente sono quelli più sull'occhio del ciclone, fanno sorridere quasi. La siccità certo non è un problema creato dalla Raggi, il lago di Bracciano, dal quale Roma si prende parte delle sue risorse idriche, è sotto la gestione della Regione Lazio, quindi guida PD addirittura, quindi è una polemica fine a se stessa, strumentale. Per quanto riguarda gli sgomberi, anche lì è la questura che opera in autonomia, e la comunicazione al comune viene fatta addirittura con 12 ore di anticipo, però secondo me dobbiamo anche smetterla di alimentare due guerre, la guerra tra poveri che non porta da nessuna parte, perché qui il problema non è dare una casa ai romani o ai migranti, il problema è che secondo le leggi e il diritto una casa dovrebbe spettare a tutte le persone con fragilità, quindi famiglie con minori, anziani, disabili, e quello è il compito finale che tutte le istituzioni devono perseguire. D'altra parte la guerra tra i vari organi istituzionali, che è una guerra che non porta da nessuna parte, e il ministro Minniti con la sindaca Raggi ha un rapporto quasi quotidiano, che funziona, che ha trovato finalmente
un accordo programmatico e di pari passo con le altre istituzioni, con la Questura e col Prefetto. Dal nostro punto di vista Roma finalmente dopo 13 anni ha un piano di soccorso e di assistenza sociale che coinvolge anche le ONG e le associazioni che lavorano su Roma, non si vedeva da 13 anni e questo sta portando grandi risultati. Pensate che nel famoso sgombero di via Curtatone siamo riusciti a alloggiare 100 persone nel giro di 12 ore, quindi una cosa che non si era mai vista a Roma. Però purtroppo l'Italia, come sapete, magari dall'estero ancora di più lo notate, è vittima della perenne campagna elettorale, quindi si deve descrivere sempre tutto come un disastro. Chiaramente Roma vive un problema enorme che vive anche ad esempio Milano, Torino, le grandi città, ovvero che oltre ai migranti che per quote spetterebbero alla città, ce ne sono decine di migliaia in più che da altre città vanno nella capitale perché ovviamente è più facile trovare lavoro lì. Questa gente vive in condizioni di fantasma sostanzialmente, però il sindaco deve occuparsene comunque. Quindi è necessaria una reale collaborazione tra le istituzioni e il PD farebbe bene a smetterla, visto che ha creato gran parte dei disagi che vive Roma, di speculare su questo. E a proposito di Raggi, l'estate è stata contraddistinta da un altro cambio di assessori. Al bilancio è arrivato il livornese Lemetti, peraltro causando non pochi problemi di maggioranza al sindaco Nogarin. La domanda è ormai un rito. Possibile che con una vittoria alle amministrative data certa da mesi Raggi non abbia allestito una squadra di governo affidabile? Dopo più di un anno cambiano ancora gli assessori. Ma noi in realtà la squadra subito dopo le elezioni era pronta e l'abbiamo presentata. Poi è chiaro che il Movimento 5 Stelle non sia un porto facile sul quale attraccare, nel senso che siamo un movimento politico con altissime pretese e che deve compiere una vera e propria rivoluzione nei posti dove prende, diciamo, l'amministrazione. Quindi molti assessori, magari alcuni assessori, poi in realtà se guardate e confrontate anche i numeri di altre realtà, di altri partiti, ad esempio Crocetta in Sicilia, non sono neanche numeri così grandi. Comunque alcuni assessori hanno avuto magari paura del progetto che svolgevano, altri erano in disaccordo con la linea politica, ma per noi la linea politica scelta dai cittadini è un must, non può essere cambiato perché l'assessore ha delle idee differenti. E quindi hanno scelto altre vie, ma l'importante è che ci sia una continuità da parte del comune e quella è garantita dal fatto che comunque il sindaco prende le deleghe degli assessori e si va avanti lo stesso e poco a poco sono stati rimpiazzati. Lemetti aveva fatto un ottimo lavoro a Livorno e quindi c'è stato un accordo tra i due sindaci per portarlo a Roma, dove avrà un compito ancora più importante, visto che Roma versa, grazie a PD e Forza Italia, in condizioni disastrose dal punto di vista di bilancio. Quindi ovviamente sarà importante il suo lavoro e questo è quello che succede. Speriamo che faccio un ottimo lavoro come l'ha fatto a Livorno, però ripeto, non vedo nessun tipo di catastrofe, anzi la catastrofe è quella che stiamo cercando di risolvere dopo anni e anni di mala gestione. Di Stefano, tornando a Minniti, si ironizza molto sulle polemiche del Viminale viste più come di destra che di sinistra. Voi cosa pensate dell'operato del ministro? Ma è evidente che questo governo da Renzi a Gentiloni non abbia una chiara connotazione politica e ogni ministro sembra quasi agire di sua iniziativa. Minniti, dal mio punto di vista, compie un grande errore, che è quello della poca collaborazione e dialogo con il Parlamento in primis. Io lo vedo per quanto riguarda tutta la questione dei migranti dal punto di vista non locale dei comuni, ma proprio di macro geopolitica. E poi perché secondo me fa i conti troppo con se stesso e poco con gli altri. Io lo vedo chiaramente nella questione della gestione della Libia, del suo sostegno totale ad al-Sarraj, ad esempio, che non prende atto della realtà e della condizione libica. Quindi sinceramente credo che sia una persona molto operativa, per carità, ma questo significa a volte anche magari poca riflessione e poca partecipazione del Parlamento, e questo non è un bene sicuramente in una repubblica parlamentare come quella italiana. E c'è un tema caldo che riguarda l'immigrazione ed è quello dello ius soli. Anche il vostro elettorato pare diviso in merito. Ma intanto in realtà andrebbe fatta capire una cosa, che il legame ius soli e immigrazione è un legame strumentale. In realtà lo ius soli riguarda chi nasce già sul nostro territorio e non chi ci arriva. Quindi questa è un'altra di quelle questioni che purtroppo nella perenne campagna elettorale italiana vengono strumentalizzate. Il nostro elettorato in realtà vorrebbe, ed è una proposta che noi abbiamo fatto più volte, un dialogo chiaro. Cosa significhi essere italiano? Noi
Abbiamo più volte parlato di uno ius soli calmierato, significa uno ius soli che preveda anche alcune logiche di integrazione sociale. Tu non puoi pensare di dare la cittadinanza solo perché sei nato sul nostro territorio, ma devi in qualche modo fare un percorso per essere italiano davvero. Basta guardare i problemi che ci sono, ad esempio, al confine tra Messico e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono l'unico paese che ha uno ius soli puro, di fatto. D'altronde in Europa, infatti, non esiste uno ius soli puro. Va fatto un lavoro, intanto sicuramente, come abbiamo detto più volte, di concertazione e dialogo con tutti i paesi europei, perché oggi con il regolamento di Dublino, con Schengen e con le varie leggi sullo ius soli non è più un problema nazionale soltanto, è un problema europeo. Visto che noi siamo il paese di attracco, il porto appunto di gran parte dei migranti che arrivano in Europa, capite che dare noi le regole del gioco significa far sì che si possa veramente influenzare di molto anche la demografia dell'intero continente, quindi va sicuramente fatta una concertazione generale. E poi sinceramente va detta una cosa, senza pensare di essere additati come razzisti o meno, siamo in un momento di enorme crisi nazionale dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista della povertà. Abbiamo per la prima volta una soglia di povertà che tocca 9 milioni di persone in Italia, e tra tutte le riforme che si potrebbero fare per ridurre lo scontro sociale e il nervosismo sociale, Gentiloni non trova di meglio che fare che parlare di ius soli in un periodo in cui già viene sfruttato tantissimo e strumentalizzato tantissimo la questione dei migranti. Significa voler proprio proseguire con questa lotta tra poveri, che è un problema nazionale ormai. Quindi io credo che Gentiloni dovrebbe fare un attimino un bagno di umiltà, capire che non è il momento, e intanto prevedere delle misure, diciamo, che risolvono un po' i problemi reali e poi pensare a queste cose. Ripeto però, per chiarire anche una cosa, noi pensiamo che ci sia ancora del tempo per pensare allo ius soli, perché in Italia in realtà esiste già un'ottima normativa. In Italia nessuno rimane apolide, fortunatamente, abbiamo già delle leggi valide. Ci sono ben 6 maniere per cui si può diventare cittadini italiani, quindi bambini apolidi, minori non accompagnati e al raggiungimento dei 18 anni di età, varie forme per diventare cittadini italiani. Quindi non vedo perché andare a trattare questo argomento adesso. Di Maio è stato contestato da molti per la sua presenza a Chernobyl, un po' l'appuntamento dei potenti del paese. Lei come l'ha vista? Ma io credo, come quando siamo andati anche con il mio collega Fantinati a parlare a Comune Liberazione, io credo che il problema non sia partecipare a eventi in cui ci sono i potenti del pianeta o italiani quantomeno. Io credo che il problema sia cosa vai a dire. Se tu vai a dire cose di buon senso, mantenendo la linea politica del tuo gruppo, va benissimo. Io ho sentito l'intervento di Di Maio, ha detto cose per quel consesso lì rivoluzionarie, che poi sono le cose che dice il Movimento 5 Stelle da anni, e quindi ha fatto bene a farlo, perché io credo che con alcuni livelli sociali italiani ci sia un problema di comunicazione probabilmente, ovvero il nostro messaggio arriva distorto. Quindi andare a dare il nostro messaggio direttamente possa essere utile anche per il futuro. Questo non vuol dire diventare parte del sistema, significa chiarire al sistema quali sono le nostre battaglie e come le vogliamo portare avanti, ed è quello che ha fatto Di Maio. E per concludere, Di Stefano, Di Battista ha detto che a breve non ci sarà una sola candidatura premier da parte vostra. È così? Chi non potrà mancare nella lista? Ma questa è una cosa assolutamente intima di chi si vorrà candidare. Io credo che sia evidente il fatto che se apre le candidature ci siano più candidati. Poi non ho veramente la sfera di cristallo per sapere chi si vorrà candidare, ma qualcuno ce l'ha sicuramente. Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.